Bentornate Divine Divine sul mio canale. Oggi volevo occuparmi di una stesa, come promesso. Adesso sentirete che in realtà ho fatto prima la stesa di una fiamma al giorno, in cui ho detto che avrei approfondito la situazione appunto dell'integrazione tra maschile e femminile, che però nelle fiamme, allora, è un qualcosa di complesso che mi rendo conto sia difficile da comprendere, ma è necessario che sia chiarito, diciamo, questa cosa, proprio perché vedo che nei consulti privati tanti di voi mi dicono: ok, io ho sviluppato il mio maschile, io ho fatto questa cosa qui, quindi adesso faccio tutto io, mi muovo. Allora, no, la cosa fondamentale da capire è questa. Allora, quindi faremo una stesa mirata sul femminile, perché noi ci concentriamo un po' sul maschile come risultato dell'energia femminile. Infatti molti mi dicono: ma no, con me questa cosa non sta succedendo, c'è ancora il blocco, c'è ancora il silenzio. Ma certo, perché dipende dall'energia femminile. E allora andiamo a fare una stesa chiedendo agli angeli che ci parlino di che cosa è necessario fare per l'energia femminile, perché è l'energia femminile che determina cosa fa il nostro maschile. Attenzione, una cosa fondamentale è questa. Allora, è necessario comprendere che nella vita individuale il maschile e il femminile si devono integrare, quindi il maschile deve integrare il femminile deve integrare il maschile. Qui cosa significa? Che nella vita individuale il femminile non deve avere più dipendenza dal maschile. Cosa vuol dire? Deve essere indipendente, deve sviluppare la sua energia maschile, cioè la capacità di prendere decisioni, fare azioni concrete in base al suo sentire. Quindi deve creare, diciamo, deve mettere ordine nella sua vita, senza bisogno che ci sia un maschile vicino. Perché se c'è un maschile vicino, significa che il femminile di per sé non è integrato al maschile, perché ha bisogno sempre di qualcosa di esterno, un maschile esterno, che prenda le decisioni, che faccia le azioni, che faccia tutto, che metta ordine ed equilibrio. Questo è proprio le caratteristiche dell'energia maschile. Quindi è necessario che il femminile si distacchi dal proprio maschile esterno. Come dire, non ho più bisogno di te, non ci deve essere più dipendenza. Infatti, se nella vita individuale il femminile riesce a prendere le sue decisioni, creare equilibrio nella sua vita, fare azioni concrete, essere molto centrata sul suo potere di sentire e manifestare, deve essere un individuo integro, dove le due polarità sono presenti e unite. Ma attenzione, facendo questo verrà fuori che con la fiamma, quindi, essendo lui il nostro maschile esterno, noi non avendo più bisogno di lui, ma avendo il desiderio di lui, ma non bisogno, attenzione, noi con la fiamma non possiamo agire da maschile, dobbiamo riappropriarci del nostro potere femminile, perché in realtà saremo un femminile sano perché sa agire, ma con il maschile si riappropria della sua caratteristica di essere ferma, passiva. Passiva non significa essere vittima, vuol dire non muoversi, perché c'è già un maschile esterno che farà, si riapproprierà del suo potere maschile e farà le azioni concrete nel momento in cui avrà integrato il suo femminile. Quindi è giusto integrare maschile e femminile dentro nella vita individuale, ma con la fiamma il femminile si deve ritirare un po'. Quando vedete che il maschile non corrisponde, eccetera, perché effettivamente c'è ancora disequilibrio, voi trovate il vostro equilibrio, poi la capacità di dire: ok, in questo momento quello che non sta andando tra di noi non significa che non ci sia amore, ma mi tiro un po' indietro, faccio un passo indietro, significa prendo un sano distacco, questa è energia maschile, prendo un sano distacco, non ho dipendenza, quindi ti lascio il tempo di trovare il tuo equilibrio. Nel momento in cui l'avrai ritrovato, il tuo potere maschile ti porterà di nuovo verso di me, sarà lui ad agire, sarà lui a manifestare la coppia, perché ormai le energie sono equilibrate, quindi non siamo noi che dobbiamo agire con la fiamma nel momento in cui abbiamo trovato l'equilibrio. Infatti
tutte le fiamme che sono arrivati a un equilibrio interiore e sono arrivate a un punto nodale della loro situazione di fiamma, connessione di fiamma, relazione di fiamma, come vogliamo chiamarla, prendono un sano distacco dalla fiamma e dicono: ok, accetto che tu faccia le tue scelte, prenda il tuo tempo per materializzare un tuo equilibrio, nel momento in cui sarai pronto verrai tu da me, perché quella è l'energia maschile, io incarno l'energia femminile e quindi accolgo senza giudizio, senza manipolazione, senza aspettativa, perché io sono integra, non ho più dipendenza. Ok? Quindi non siamo noi che dobbiamo andare a ostinarci, adesso faccio questo perché il mio maschile si è risvegliato. No, il maschile si è risvegliato nella tua vita individuale. Dopodiché prende le distanze dal maschile che non è ancora, perché non è automatico, no? Se io trovo il mio equilibrio, lui di conseguenza avrà tempo per ritrovare il suo. E dovrà adattarsi alla nostra nuova energia. Se prima agivamo sempre nei suoi confronti, adesso ci tiriamo indietro. Quindi lui sarà spiazzato e dovrà ritrovare il suo equilibrio. E quindi deve ritrovare il suo maschile per poterci venire incontro e per sceglierci. Attenzione, non dovete fare nulla per essere scelte. È lui che dovete dare a lui la possibilità di scegliervi senza alcuna pressione, senza alcuna, come dire... Ecco, adesso però se non mi faccio sentire lui poi non mi chiama, allora questa è tutta dipendenza, tutta mente. Ricordatevi che quando avete raggiunto l'equilibrio il femminile si tira indietro e il maschile verrà avanti, ok? È fondamentale. Allora adesso andiamo a chiedere agli angeli che ci facciano, diciamo, ci tirino fuori queste carte, questa energia, che ci dicano che cosa è necessario che il femminile in questo momento faccia, perché ho visto che c'è tanta confusione su questo. Il maschile interiore va integrato, ma poi nella fiamma c'è un maschile esteriore ed è lui che deve agire, perché se noi facciamo la parte del maschile, lui farà sempre la parte del femminile, quindi non farà mai niente per noi e noi faremo sempre tutto e poi ci lamentiamo: ma sono sempre io che devo andargli incontro, ma sono sempre io che devo scrivergli, ma sono sempre io che faccio tutto, lui non fa niente. Certo, stai facendo la sua parte, ok? Allora, adesso andiamo a chiedere agli angeli che ci dicano qualcosa sulle energie femminili. Intanto, come sempre, vi invito a mettere mi piace al mio video se vi piace, se trovate che i miei contenuti siano interessanti e importanti, potete sostenere il canale con una libera donazione, trovate i riferimenti PayPal in descrizione. Chi vuole approfondire il suo viaggio individuale può trovare la mail o il numero WhatsApp a cui mandare un vocale per appunto andare a vedere qual è la vostra situazione in particolare, perché voi sapete che le stese sono interattive, sono generali, possono andare bene per molti ma non per tutti, ok? Allora, chiediamo agli angeli che ci parlino dell'energia femminile. Che cosa deve fare in questo momento? Allora, tante di voi, tante delle persone che mi contattano già sono arrivate a questo snodo, ma tante ancora sono un po' perdute, diciamo, ancora nel disequilibrio, ecco. E allora, chiediamo agli angeli che ci dicano cosa il femminile è necessario che faccia in questo periodo. Allora, ok, no, queste sono troppe, ok. Allora, andiamo a vedere quali possono essere ancora i blocchi, le cose che devono essere fatte dal femminile per poter avere appunto che evoluzione dall'adesso, le energie che in questo momento stanno agendo, che cosa è necessario ancora, consapevolizzare. Perché è necessario entrare nell'ottica che quello che ci dice la fiamma maschile è chiaramente siamo noi, dobbiamo farlo noi. Se la mia fiamma mi dice basta, non ti voglio più parlare, perché non c'è comunicazione, è chiaro che tu non ti stai ascoltando.
E quindi il tuo maschile ti sta dicendo: guarda che non c'è comunicazione tra di noi, quindi non c'è comunicazione tra il tuo maschile e il tuo femminile. Ascoltati, dai valore a te stessa, dai tempo a te stessa, dai fiducia a te stessa, agisci in base a quello che senti nella tua vita. Prima si lavora individualmente, per questo che ci sono le separazioni. Perché c'è l'innesco con la fiamma e poi ognuno deve mettere a posto la sua vita, deve entrare nell'integrazione individuale e poi sarà pronto per l'unione. Attenzione, che questa è la cosa fondamentale. E c'è anche la possibilità che il maschile sia in silenzio per dei mesi dopo che il femminile ha trovato il suo equilibrio e ha preso un sano distacco. Attenzione, ma il femminile sarà equilibrato, quindi non avrà problemi ad aspettarlo, perché sa benissimo che il tempo non esiste, sa benissimo che quello che c'è tra di loro è un qualcosa di indistruttibile, sa benissimo che arriva, lui c'è già, l'hai già integrato, quindi c'è. E deve solo lasciargli il tempo di che la sua parte praticamente, diciamo, razionale e la sua il suo, diciamo, la sua modalità che ha imparato in questa vita a gestire debba trovare il suo equilibrio e cercare di mettere a posto tutta la sua vita per poter appunto prendere la decisione e lasciarti scegliere, non obbligare a stare con te perché tu sai cosa siete. No, è lui che deve entrare in contatto con se stesso, riconoscerti e allora sceglierti. È fondamentale questo, è fondamentale, quindi mi raccomando, è un viaggio prima interiore. Ecco, certo che è un viaggio prima interiore, è un viaggio di unione interiore, ma poi che scaturisce ovviamente, spontaneamente nell'unione fisica. Perché se non c'è l'unione fisica vuol dire che manca ancora un maschile, l'energia maschile non è ancora stata integrata e quindi lui non può manifestare. Attenzione che è una cosa di una semplicità incredibile, ma è la cosa più complessa al mondo da capire. Allora, qua se mi fanno cadere la carta, ok, eccola qua, perfetto. E allora, questo l'abbiamo preso, cosa manca? Questo. Eccola lì, mi ha sparato questo. Benissimo, allora andiamo a vedere questo femminile che... sì, vabbè, certo, guardate che meraviglia, mamma mia. Allora, qua c'è l'energia del mago. Allora, cosa dico sempre io? Chi segue le mie stese lo sente spesso. Il mago è colui che tocca la sua energia interiore, sa che per cambiare la sua realtà esteriore deve cambiare la sua energia dentro. Si affida alle stelle e sa che questo amore, qua non c'è la carta fiamme gemelle, non esiste proprio, nel senso che c'è solo la carta anime gemelle, quindi ci parla proprio di un amore animico. Sa che cosa c'è, sa che si è in una relazione profonda d'anima, lo sa, quindi qua c'è il risveglio, avviene andando oltre le parole, andando, il femminile è importante che vada oltre le parole, ma non nel senso che non deve dare credito a quello che la fiamma dice, deve ascoltare quello che la fiamma dice, ma non deve fermarsi lì. Se la fiamma mi dice: guarda, in questo momento, guarda, no, proprio non possiamo stare insieme, allora non è che io dico ok, boh, vuol dire che non era la fiamma. No, devi andare oltre le parole, sapere che dentro tu hai la certezza che lui è la tua fiamma, perché lo si sente, lo si sa, ma credo a quello che dice. Cosa vuol dire? Che se la fiamma mi sta dicendo questo, vuol dire che io ancora non ho integrato bene il maschile, perché se no lui non si comporterebbe in questo modo. Quindi vado a modificare la mia energia, non vado a giudicarmi, ecco, sono sempre la solita stupida che no. Cosa ancora devo imparare? Cosa ancora devo andare a vedere? Vado ad analizzare le mie emozioni, vado a ascoltare me stessa, vado a dare tempo a me stessa, mi dedico a me, mi guardo, mi valorizzo, mi fido di me. E vado oltre le parole, vuol dire che l'amore c'è, ma in questo momento sono io che devo andare a lavorare su di me. E infatti qua mi sta dicendo, devo entrare nel mio potere femminile. Qua c'è
una donna privilegiata. Cosa vuol dire? Una donna nel pieno potere di se stessa. E allora, nel momento in cui sei nel pieno dell'ascolto di te stessa, stai dando valore a te stessa, stai ascoltando te stessa, ti riappropri del tuo potere femminile, allora le cose, appunto, entrano in una dimensione oltre al tempo. Si comincia veramente già energeticamente il nuovo inizio, quindi fondamentalmente guardate che sono delle carte bellissime, quindi mi stanno dicendo che il femminile sta entrando in questa situazione, ma deve diventare il mago. Tutto parte da quello che è la consapevolezza che io mi devo prendere la responsabilità di ciò che mi sta accadendo, sia con la fiamma, sia nella mia vita reale, anche nel lavoro, nell'amicizia, nel tutto. Io devo andare a consapevolizzarmi che cambiando la mia energia, ripulendo la mia energia interiore, ascoltando le mie emozioni, perché se io sono ansiosa, ho paura, se sono ancora, come dire, dipendente, non sono nel potere femminile. Il potere femminile reale, sano, è che è una persona che è totalmente indipendente, ma non perché fa tutto da sola, vuole stare da sola, assolutamente no, ma sa stare da sola. Capite la differenza tra il bisogno e il desiderio? Allora, io non ho bisogno di stare da sola, non ho bisogno di stare da sola, non ho bisogno del maschile, desidero il mio maschile, certo, ma non ne ho bisogno. E allora devo entrare in una situazione di indipendenza, andare oltre le parole, entrare nel potere femminile, solo allora posso aprire proprio le porte a un nuovo, a una nuova modalità di vita che è oltre il tempo, è la modalità dell'anima. Okay? Quindi c'è proprio il andare a armonizzare quello che si sente dentro. Qua c'è un equilibrio d'amore che va ritrovato dentro e proprio in base a quella che è l'unione d'anima. Quindi andando a ascoltare cosa mi dice. Attenzione che il maschile è un maestro, il maschile ci dice le cose così come stanno, non ci parla, è perché tu non parli con te stessa. In realtà non ti stai dando attenzione, non ti stai dando valore. Ci blocca, perché c'è un blocco tra il tuo maschile e femminile interiore. Ci svalorizza, perché io dentro non sto valorizzando me stessa. Attenzione che il nostro maschile è noi. È esattamente lo specchio di quello che siamo noi, è fondamentale ascoltarlo, chiaramente andando oltre le parole, come dire, se mi sta dicendo no, basta, non vuol dire che non mi ama, vuol dire che io devo andare a ripulire, ok? Attenzione che qua io sto parlando di relazioni di fiamma, non sto parlando di relazioni karmiche, non sto parlando di relazioni, diciamo, al di fuori delle dinamiche della fiamma, perché Questo lavoro va fatto da tutti, chiaramente però la relazione di fiamma è proprio una cosa particolare a sé, quindi diciamo che è più un qualcosa che ha delle sue particolarità, ha delle sue... cioè è un discorso che va bene per tutti, però chiaramente è molto più focalizzato sul discorso di fiamma, ma può essere anche... Ovviamente se io ripulisco la mia realtà, anche se sono in una situazione karmica, chiaramente vedrò sciogliersi i nodi karmici e magari la relazione si scioglie, ma perché in realtà era proprio quello che dovevate imparare. Mentre qua la relazione non si scioglie, la relazione in realtà si libera dai pesi e poi ascende ad una missione superiore. Quindi è tutto un viaggio, è molto complesso, le dinamiche vanno bene per tutti, ma le modalità e le finalità sono completamente diverse. Quindi mi raccomando, attenzione che io sto veramente andando a focalizzarmi su questa fiamma, sulle fiamme. Qua mi sta dicendo che per entrare nella vibrazione uno con la propria fiamma è necessario andare a sciogliere ancora qualcosa che l'anima ci sta dicendo e noi non abbiamo ancora ascoltato. Guardate che questa è una lettera sigillata, vuol dire che questa è una fatina, l'anima che ci parla di qualcosa che va equilibrato del passato che noi ancora non abbiamo aperto, non abbiamo compreso. C'è ancora qualcosa da ascoltare attraverso l'ascolto delle emozioni. E allora, poi, chiaramente, sarà possibile armonizzare tutto, le fiamme potranno vivere una relazione bellissima in cui ci si può proprio addormentare, non perché sia noiosa, ma perché sarà, appunto, non ci saranno tutti questi inneschi. Adesso, purtroppo, quando l'incontro di fiamma è tutto un innesco, sono le montagne russe, come si dice, no? Emotive. Non ci sarà più tutto questo. Chiaramente è necessario ad andare ad agire concretamente su quello che si sente, andare a capire qual è il messaggio dell'anima e andare proprio nel desiderio dell'anima, non il desiderio della mente, perché la mente è proprio quella che deve essere, diciamo,
gli attaccamenti vanno rilasciati. Se siete in contatto con l'anima, ma sentite ancora del bisogno, attaccamento, dipendenza, bisogna andare a lasciare andare. Lasciare andare qualcosa che in questo momento ci sembra prezioso. Qua c'è un orologio d'oro, ma vedete infatti che viene rubato all'uomo. Cosa vuol dire? Che in realtà è la mente, la parte maschile che deve essere rilasciata, no? È un po' come dire: distaccatevi da questo attaccamento, rilasciate la dipendenza, non c'è, siete già uno. Dove sta la paura di non essere uno? Forse perché se avete paura e siete dipendenti, probabilmente ancora non avete capito che siete uno. Ed è questo che sto dicendo, è tutto parte da dentro. E infatti mi sta dicendo: tutto questo arriverà e sarà il risveglio. Questo è il risveglio dell'anima. Tutto quello che stiamo facendo, ci stiamo risvegliando. Il femminile deve risvegliarsi a queste dinamiche, non perché si capisce. Allora, io lo so, so benissimo che dirlo non serve a granché, può essere un aiuto, e infatti io provo ad aiutarvi in tutti i modi. Chiaramente poi ognuno, vivendolo concretamente nella propria vita, diciamo che dirà: ah, ecco cosa voleva dire, ok? Adesso lo capite a livello razionale, però magari, appunto, è come tutto, quando si dice uno deve sbattere il naso per capire le cose, non basta che l'altro lo dica. Però io ci provo, oh ragazzi, se posso darvi un aiuto ve lo do. E allora, qua è necessario proprio rilasciare l'attaccamento. E infatti, come sta dicendo Messaggero d'Acqua, è necessario andare a comprendere quelle che sono i messaggi dell'anima. Ascoltatevi, ascoltatevi, date di valore. Quante coppie di fiamme, la fiamma femminile mi dice: ma lui non mi parla, mi dà le bricioline, c'è ma poi non c'è, stiamo insieme ma poi si dilegua, è sempre insieme alla karmica. È chiaro, ma è ovvio, vi sta mostrando che cosa? Che vi sta dando le briciole, perché voi vi state dando le briciole, voi non vi date valore, voi non prendete, siete dipendenti, e quindi questo crea una svalutazione che vi sta mostrando lui. Semplicemente lui è lo specchio diretto di quello che siamo dentro, attenzione, in un rapporto di fiamma. Poi può essere anche proprio, diciamo, a grandi linee, nei significati generali, può essere espanso a tutto questo significato, però io adesso sto parlando proprio a livello d'anima, di fiamma, perché questi messaggi ci stanno dicendo, semplicemente ci stanno dicendo vai a mettere luce lì, comprendi che lì c'è il problema, solo allora puoi cominciare qualcosa di nuovo, se no sarai sempre impantanato nelle paure, nelle difficoltà, negli schemi, nelle credenze, in tutto quello che ti sta appesantendo. E allora respira, respira, entra dentro di te. Questo è proprio il segno della meditazione: quando uno medita entra dentro se stesso, fa il vuoto nella mente. Questo è necessario fare. Non abbiate fretta, non siate ostinati nel fare le vostre cose, entrate nell'ottica proprio di ascoltare, ripulire se stessi. Questo è il risveglio. E allora andrete a armonizzare tutto, cioè si creerà proprio la bellezza, tutte queste tensioni chiaramente saranno armonizzate, e ci sarà il gioco d'amore, finalmente c'è il godersi l'amore, senza tanti pasticci. Quindi è necessario andare a lavorare ancora tanto su questo, il discorso dell'equilibrio interiore, andare a battagliare. Alta onorificenza ci parla proprio di onorificenze avute in battaglia, quindi è necessario proprio entrare nell'ottica che il lavoro su di sé non è mai rapido, non è mai indolore, non è mai un qualcosa che va fluidamente, è doloroso, è impegnativo, ci vuole il tempo, ma siamo qua apposta. Abbiamo qualcos'altro da fare? Direi di no. E tutto quello che pensiamo di dover fare è tutta una costruzione della mente. Siamo qua per questo. Se siamo fiamme, abbiamo la missione di realizzare l'unione su questa terra per avanzare. Ovviamente il fine non è quello, ma attraverso quest'unione su questa terra noi andiamo ad elevare l'energia del pianeta. Quindi attenzione, che è fondamentale la guarigione. C'è da guarire, c'è da equilibrare, c'è da riappropriarsi del proprio potere femminile. Lasciare, permettere a lui di riapproparsi del suo potere maschile, perché se facciamo tutto noi, lui, ovvio, lui fa il femminile, lui si ritira, accoglie, no? E starà male, attenzione, perché lui non vede l'ora che voi vi tiriate indietro e vi lasciate scegliere. Lui in realtà sta male nella parte del femminile, perché lui non è un femminile, lui è un maschile, lui vuole
venirvi incontro, vuole scegliervi, vuole proporvi, vuole manifestare, ma noi glielo stiamo impedendo. Attenzione, che lui sta male. Non è che dice, ma sì, ma lui, vabbè, fa sempre le sue cose, sta sempre indietro, io gli ho scritto il messaggio, non mi ha risposto. Ma quanto dolore ha questa fiamma maschile per il fatto che noi non gli permettiamo di fare la sua parte? E noi soffriamo nel fare sempre tutte queste cose e diciamo, ma perché devo sempre fare tutto io? E lui dirà, ma perché io devo sempre stare indietro? Perché non mi lasci fare qualcosa? Attenzione, che in realtà ci stiamo incasinando da soli. E beh, ma questa è la parte, diciamo, di questo piano, no? Ed è lì che dobbiamo andare a mirare. E allora, qua c'è proprio la manifestazione. Ovviamente, dopo tutto questo lavoro, il risveglio del femminile, entrare nel proprio... Allora, se io, femminile, mi riapproprio del mio potere femminile, c'è la manifestazione. Lui manifesta con i suoi modi, con i suoi tempi. Attenzione che potrebbe stare anche un anno senza parlarvi, perché in quell'anno cosa succede? Lui lavorerà su se stesso, si riapproprierà del suo potere maschile. Quindi anche lì, se abbiamo fretta, abbiamo paura, beh, ecco, vedi che lo sapevo, che dovevo scrivere, perché se no adesso lui non mi parla più, adesso con chi sta, chissà con quante donne trova, siete ancora totalmente bloccate nella mente, nelle paure, negli schemi, nell'agitazione. Quindi vuol dire che ancora non avete risolto e ne ancora non andrete a risolvere. Attenzione che quando un femminile è integro, lascia, prende distacco dalla sua fiamma, pur continuando ad amarlo, gli lascia il tempo di riappropriarsi del suo potere e di venirle incontro. E nel frattempo non ha paura, non sta male, perché non è più dipendente, si fa le sue cose, ha gestito la sua vita, ha trovato il suo spazio, ha trovato il suo lavoro, continua in un equilibrio individuale, sapendo che ormai lui è già con lei, non ha più paura che non lo sia. Attenzione che è fondamentale questo, io non so, io ve lo dico poi, per carità, ognuno lo capirà a suo modo. E allora, guardate, passo per passo il cammino dell'anima andrà secondo le regole dell'anima. Facciamo tutto, accadrà tutto e sarà qualcosa di meraviglioso. E il cambiamento avviene proprio attraverso il risveglio. Attenzione che i dubbi, le indecisioni bloccano tutto, quindi attenzione quando siete in dubbio, ma sì, ma mi avermerà veramente, ma poi ha fatto così, ma forse perché comunque, vabbè, boh, non lo so, sta bloccando tutto, eh? Quindi fa parte del karma, il 9, c'è qualcosa che deve essere ancora risolto, quindi attenzione che tutto viene bloccato dai dubbi e dalle indecisioni. Quando siete indecisi, avete dubbi sull'altro, vuol dire che ancora non avete ascoltato voi stesse, quindi dovete entrare nel vostro potere femminile. E allora ci sarà, che cosa? La manifestazione della coppia, ok? Ma in questo momento c'è ancora il blocco, quindi mi sta dicendo gli angeli che tante di voi sono ancora nel blocco, sono ancora in questo mondo di mezzo, stanno ancora bloccando la manifestazione attraverso proprio le dubbi, indecisioni, tutte queste ferite. Il risveglio, la manifestazione è bloccata perché siete ancora nel mondo di mezzo. Quindi attenzione a quello che vi stanno dicendo gli angeli, andate a risolvere. Poi chiaramente affidatevi all'anima, perché ognuno al suo viaggio, io posso dare delle indicazioni generali, ok? Allora, qua mi sta dicendo, è necessario andare ad equilibrare, guardate, giustizia, equilibrio e unione. E qua, infatti, mi sta dicendo, c'è ancora qualcosa che va trasformato, c'è ancora qualcosa di oscuro che non è stato visto, ancora dei blocchi che vi stanno guidando, voi pensate di agire in base all'anima, non lo state facendo perché c'è ancora ansia, il maschile ci sta rimandando un qualcosa che non è, diciamo, d'amore, di disponibilità, non si sta muovendo verso di noi, quindi c'è ancora qualcosa da trasformare. Lasciate che l'anima possa lasciate che l'anima possa dare la sua luce in questa oscurità, quindi affidatevi all'anima. E qui ci dice, non prendete decisioni in base a quello che pensate che debba essere. Nel momento in cui entrate nella verità di voi stessi, cioè nell'anima, allora potete essere verità per gli altri, quindi in realtà andiamo a creare verità nella nostra realtà. Attenzione, fondamentale, questo l'ho fatto proprio per darvi un input, perché vedo che tante persone stentano ancora a comprendere questo, quindi mi raccomando, poi chiaramente ognuno ha il suo viaggio, non ci sono regole per tutti, ci sono delle indicazioni generali ovviamente che gli angeli ci stanno dando ed è necessario appunto accoglierlo. Allora, divine, spero di esservi stata d'aiuto, un abbraccio forte, a presto.